Siamo qui allo stand redazione di Ruminantia. Qui siamo alla Fiera Internazionale del Bovino da Latte, edizione 2018. Ci fa molto piacere che Zoetis, che è un'azienda di cui credo non sia neanche necessario fare una presentazione, comunque leader mondiale della salute animale, abbia scelto questo contesto per presentare due prodotti fortemente innovativi. Uno è il Clarified Plus e l'altro è lo Smart Bow. Sono concetti complessi, per cui chiederemo ai tecnici che stanno gestendo queste due innovazioni e che vengono appunto presentate in anteprima assoluta, almeno al comparto degli allevatori e degli zootecnici qui a Cremona, qualche spiegazione. Quindi abbiamo alla mia destra il dottor Fausto Toni, National Technical Manager Ruminanti and Swine Zootecnia e Zoetis Italia, che ci parlerà appunto di questo Smart Bow, spero di averlo pronunciato correttamente. Poi abbiamo il dottor Giuliano Pisoni, Area Technical Manager Ruminanti, che ci parlerà del Clarified Plus. Quindi cerchiamo un po' di capire bene con Fausto Toni. Quindi Fausto Toni, o dottor Fausto o No, Toni, Fausto va benissimo. Fausto, quindi usiamo un tono più amichevole. Che Certo. cos'è esattamente questa innovazione? Allora, Smart Bow è una innovazione. Smart significa intelligente, Bow significa orecchino. Penso si possa vedere cos'è. Questo è l'orecchino intelligente, quindi una marca auricolare intelligente che viene applicata ad ogni animale in allevamento. Adesso vi lo faccio vedere prima dell'applicazione, che è questo sostanzialmente. Quindi ogni animale ha questo orecchino, orecchino che è in grado sia di trasmettere dei segnali relativi all'attività della ruminazione che di trasmettere segnali relativi alla posizione degli animali. Quindi ogni animale trasmette segnali ogni 4 secondi che vanno sostanzialmente a produrre un tracciato e un algoritmo che ci diranno quanto si muove quell'animale, dov'è quell'animale, quindi lo potremo localizzare e soprattutto come rumina quell'animale. Un'altra cosa molto importante è che è un orecchino intelligente perché è, diciamo, basato su una tecnologia di intelligenza artificiale, per cui ogni animale individualmente ha un proprio pattern, un proprio andamento relativo alla sua ruminazione, relativo al suo movimento, e il sistema, man mano che l'animale sostanzialmente viene registrato, è in grado di implementare un dato sostanzialmente individuale per gli animali. Cosa significa? Che ciascun animale fa riferimento su quello che lui ha fatto nella sua vita, nei suoi ultimi mesi, e quindi sostanzialmente il livello di accuratezza, quindi di sensibilità e di specificità delle rilevazioni è molto molto più elevato degli altri sistemi che ci sono in commercio. Cosa è importante dire? Che come vedete dalla posizione, è una posizione molto protetta, che non dà nessun fastidio all'animale, non ha bisogno di nessun aggiustamento come hanno bisogno i collari, come hanno bisogno i pedometri, quindi una volta applicato nell'animale, sostanzialmente questa marca registra in maniera costante per tutta la vita dell'animale tutti questi dati, che sono estremamente importanti. Importanti perché? Perché oltre a quello che tradizionalmente utilizziamo, che sono i dati relativi al venuto in calore degli animali. Sappiamo che gli animali quando vengono in calore sono più attivi e ruminano meno. Ci sono anche tutti i dati relativi alla ruminazione che permettono, e questo è molto importante, di avere dei segnali molto precoci per gli animali che hanno problemi di patologie, quindi diagnosticarli precocemente, sottoporli a visita veterinaria e fare trattamenti anticipati che permetteranno di avere migliori risultati e di risparmiare anche, diciamo, tra virgolette, nell'utilizzo dei farmaci. Quindi Smart Bow è un supporto per migliorare la qualità del lavoro sia degli allevatori, ma a questo punto mi sembra di capire, Fausto, di dare anche delle nuove opportunità alla professione veterinaria. Assolutamente, permette di avere individualmente ogni animale monitorato 24 ore al giorno, 7 giorni più 7 su 7 da parte degli allevatori, permette agli allevatori di sottoporre ai veterinari in maniera, diciamo, il più possibile anticipata ogni animale che può avere un problema, gli animali vengono diagnosticati, vengono trattati correttamente nei tempi giusti, quindi si hanno maggiori risultati e questo chiaramente il risultato finale sono animali che reagiscono meglio, quindi che ritornano in condizioni migliori in maniera più veloce, con il risultato credo importante anche per i consumatori, perché significa che per i consumatori avere dei prodotti più salubri e dei prodotti che provengono da animali che sono, diciamo,
trattati nella maniera corretta il più precocemente possibile. Grazie, molta, una spiegazione molto chiara. Giuliano Pisoni, anche qui, quindi in questo contest di Cremona, la presentazione di questo prodotto Clariflight Plus, di cui è stata creata una, cioè una grossa aspettativa, perché anche qui, affinché si possa arrivare a un uso razionale del farmaco in senso generale, ovviamente bisogna creare delle condizioni. E da quanto abbiamo capito nelle anteprime che sono state fatte e voi avete fatte, Clariflight Plus è in grado di creare questi presupposti, perché la selezione genomica, noi riserviamo alla selezione genomica molte aspettative, ma è un argomento estremamente complesso. Ci puoi spiegare Giuliano esattamente che cos'è questo prodotto? Certo, Clariflight Plus è un test genomico che permette all'allevatore di testare fin dai primi mesi di vita le femmine della sua rimonta. Fino ad oggi si parla di genomica quando si prendono in considerazione i tori utilizzati per la riproduzione. Oggi Zoetis offre uno strumento per poter testare genomicamente le femmine, con uno strumento che fornisce in un unico test più di 70 tratti che caratterizzano l'animale nella sua vita futura, tratti che sono legati alla produzione, quindi litri di latte prodotte, grasse, proteine, relativi alla fertilità, alle cellule somatiche, numerosi tratti che possono arrivare, superano anche la settantina per quanto riguarda la numerica. Una caratteristica di questo test è l'elevata affidabilità, mentre con la selezione genetica basata sul pedigree l'affidabilità è più bassa, con la genomica si arrivano a raggiungere livelli di affidabilità molto più elevati. Questa affidabilità permette di poter scegliere e classificare gli animali in modo molto più affidabile. Quindi, testando gli animali precocemente, già da vitelle, è possibile classificare questi animali su quello che sarà il loro futuro a livello aziendale. In questo modo l'allevatore può utilizzare poi delle strategie gestionali molto più mirate, e cioè non allevare quella percentuale di rimonta che genomicamente è inferiore e che quindi non porterà reddito e produttività a livello aziendale, e puntare invece sugli animali migliori. All'interno di Clariflight Plus, oltre a questi tratti su cui gli allevatori hanno sempre lavorato, cioè sulla produttività, sulla produzione, grasso, proteine, sulle cellule, sulla fertilità, Zoetis ha sviluppato anche i caratteri di resistenza a 6 delle patologie più importanti che impattano molto economicamente a livello aziendale e che sono fra le principali cause di riforma, e cioè la ritenzione placentare, la metrite, la dislocazione abomasale, la chetosi, la mastite e la zoppia. Lavorando con un indice sviluppato da Zoetis che è il Dairy Wellness Profit Index, che racchiude questi tratti sanitari, l'allevatore può selezionare una rimonta e una mandria negli anni successivi che sia più efficiente dal punto di vista produttivo e riproduttivo, più sana, e che quindi sia molto più redditizia, in modo tale che possa affrontare le sfide del futuro legate proprio alla riduzione dell'uso dei farmaci, a un'ottimizzazione del benessere animale e della redditività della rimonta. Bene Pisoni, veramente chiara la spiegazione. Quindi a questo punto SmartBow e Clariflight Plus è un set sostanzialmente di strumenti che possono sicuramente migliorare le performance degli allevamenti in quanto tale, ma sicuramente quelle che possono essere le performance sanitarie e riproduttive, e quindi dare questa opportunità di fare un salto di qualità ulteriore a una nostra zootecnia che è già comunque molto competitiva. Per cui noi vi ringraziamo di questo, vi seguiremo nell'evoluzione e nelle informazioni che riuscirete a produrre, e quindi grazie ancora e in bocca al lupo per tutti noi poi alla fine. Grazie. Grazie.